Io riprendendo un pochino il tema del lavoro che ha in modo ammirevole introdotto la nostra collega portavoce Tiziana, vi racconto quello che sta accadendo innanzitutto al Comune di Roma su questo specifico capitolo. In particolare noi abbiamo una questione, un'avvertenza aperta con i dipendenti comunali per quanto riguarda il loro contratto di lavoro. Loro sono, diciamo, con contratto fermo dal 2008-2009, livelli salariali del 2008-2009, e sostanzialmente per recuperare questa differenza di potere d'acquisto, che ovviamente in mancanza di rinnovi dei livelli salariali veniva via via, di anno in anno, a perdere di consistenza, con i sindacati l'amministrazione ha sostanzialmente concluso un patto in base al quale i lavoratori venivano remunerati con una quota aggiuntiva di salario che veniva denominata salario accessorio, il quale salario accessorio però la giurisprudenza ci dice che serve per personalizzare il salario alle singole specifiche tipologie di lavoro del singolo lavoratore. Sostanzialmente dovrebbe rappresentare una quota aggiuntiva di salario che viene composta da parametri, che viene composta sulla base di parametri calcolati in base al tipo di produttività, al tipo di lavoro che viene svolto, quindi comunque una quota variabile per ogni singolo lavoratore. Così non è stato. Sostanzialmente i sindacati, la triplice come ormai la chiamiamo in gergo, questi sindacati che cosa hanno fatto? Hanno contrattato una maggiore assunzione all'interno del Comune di Roma, e ricordiamo che essere assunti al Comune di Roma significa non solo essere assunti come dipendenti dell'amministrazione capitolina, ma anche come dipendenti di quella moltitudine di società satelliti che compongono il gruppo Roma Capitale. Per cui Roma Capitale occupa, impiega tra dipendenti diretti e dipendenti delle partecipate, delle controllate, circa 60.000 persone, circa una città come Lucca, comprese donne, bambini, anziani, invalidi, lavora per Roma, e Roma è nello stato in cui vediamo. Che cosa hanno fatto i sindacati? Sostanzialmente hanno contrattato una maggiore quantità di lavoratori con degli stipendi più bassi, integrati poi da questo salario accessorio. Questo salario accessorio, ovviamente, a seguito delle relazioni del MEF del 2014, è stato dichiarato non dovuto, anticostituzionale, perché comunque non doveva essere dato a pioggia. Quindi sostanzialmente questi lavoratori si sono visti decurtare dalle loro buste paga una quota variabile tra 2, 3 e 400 euro, parliamo di stipendi anche di 1.200-1.300 euro, quindi togliendo questa quota che nel tempo l'amministrazione ha illegittimamente attribuito a tutti per compensare la perdita di potere d'acquisto, diciamo che questi si sono visti tornare ai livelli salariali del 2008, in un mondo che però nel 2015, diciamo, ha avuto un'inflazione crescente, quindi, come dire, non ci siamo. E quindi, sempre per dire che noi siamo governati da un governo in Parlamento, da un governo in città che si definisce di sinistra, quando noi in Campidoglio abbiamo proposto una mozione, che è un atto con il quale si chiede un impegno della Giunta, quindi quando abbiamo proposto una mozione per sollecitare Renzi a sbloccare i contratti fermi dal 2008-2009, il PD ci ha risposto assolutamente no. Per cui i lavoratori, che dovrebbero essere, in teoria, almeno così ci hanno insegnato, dovrebbero essere un pensiero costante delle forze politiche di sinistra, in realtà vengono assolutamente bistrattati. Quindi questo, diciamo, quello che accade sul lato lavoro al Comune di Roma. Per quanto riguarda invece le politiche lavorative, sulle quali il Comune di Roma dovrebbe in qualche modo avere una sorta di delega, ecco, vi posso dire che in questi due anni, da quando siedo lì dentro, io non ho visto fare nulla, anzi, se possibile, ho visto peggiorare determinati strumenti, come potevano essere i corsi di formazione professionale che l'amministrazione avrebbe dovuto garantire. Adesso stiamo cercando di capire per quale motivo la formazione professionale offerta dal Comune di Roma non è più, non
non è più svolta, è svolta male. Anche qui è difficile capire bene a che punto siamo, perché quando noi facciamo delle interrogazioni, ossia delle domande scritte ai nostri amministratori per capire cosa succede, poi le risposte, se arrivano, arrivano comunque dopo un certo lasso di tempo, talvolta molto spesso sono incomplete, per cui anche riuscire a capire cosa accade precisamente in un determinato settore, insomma, non è cosa facile. Bisogna, ecco, come dire, mettercisi di buzzo buono, fare tante domande una dopo l'altra, piano piano cercare di stringere un po' tutte le vie di fuga per riuscire a ottenere una risposta che alla fine magari arriva e non è poi soddisfacente. Comunque su questo vi tengo aggiornati. Nel frattempo, quindi cambiando argomento, dopo aver, come dire, dato un'altra mazzata così ai lavoratori, se casomai ce ne fosse stato bisogno, nel frattempo, come tutti sapete, Roma Capitale è ben invischiata ancora in tutta il magma che è stato definito mafia capitale. Quindi sostanzialmente dobbiamo dire che noi siamo paralizzati nella nostra azione comune. Ormai molte attività sono bloccate perché i dirigenti non si prendono la briga di firmare più nulla, per cui è veramente tutto paralizzato. Quello che va avanti invece sono cose anche un po' preoccupanti. La scorsa settimana siamo rimasti in aula praticamente tutti i giorni facendo nottata, sì, la notte di venerdì, per votare delle delibere per l'affidamento del servizio di igiene urbana ad AMA. Ricordiamo che AMA è la società municipalizzata 100% posseduta da Roma Capitale, che effettua appunto il servizio di igiene urbana, che si declina in spazzamento delle strade e gestione del ciclo dei rifiuti. La gestione del ciclo dei rifiuti però di fatto AMA non la fa, la subappalta, nel senso che AMA raccoglie e fa la raccolta, poi di fatto AMA vende questi rifiuti a soggetti che a loro volta li rivendono e che quindi ci fanno i soldi. Perché? Perché la carta, quando noi differenziamo, la carta diventa una risorsa, perché se è differenziata può essere riciclata. E una carta riciclata può tornare a nuova vita, idem la plastica, idem le sostanze, i materiali metallici, tutto può essere riciclato e quindi tornare a nuova vita, e ci stanno lucrando delle imprese che noi favoriamo. Poi per quanto riguarda invece la parte, la frazione non differenziata, la vendiamo, la esportiamo e la vendiamo, quindi peraltro perdendoci anche un po', insomma, devo dire che AMA non sta facendo un ottimo lavoro. Per quanto riguarda lo spazzamento, la situazione delle strade la vedete molto bene. Che cosa abbiamo fatto noi? O meglio, che cosa ha fatto la maggioranza? La maggioranza ha deciso di riaffidare ad AMA il servizio di gestione dei rifiuti e di spazzamento. Tuttavia, considerando che il servizio di igiene urbana è un servizio pubblico essenziale, esattamente come i trasporti, e dovrebbe rimanere pubblico, tuttavia che cosa ha fatto questa amministrazione di sinistra? Ha deciso, visto che con circa 8.000 dipendenti AMA sembra che non riesca proprio a tenere pulita la nostra città, si è inventata che occorre affidare il servizio di spazzamento dei due municipi centrali, il primo e il secondo, a due operatori privati. Diciamo che, fatemi aprire una piccola parentesi, se osserviamo un attimo questo fenomeno dall'alto, noi possiamo vedere che un po' a tutti i livelli quello che sta accadendo da qualche anno a questa parte è che i servizi pubblici, o meglio i servizi gestiti dal pubblico, vengono via via lasciati un po' andare, vengono gestiti in maniera molto molto come dire, superficiale, vengono gestiti male, in modo tale che piano piano si possa dire: beh, qui il pubblico non è efficiente, questo il pubblico non lo sa fare, iniziamo a privatizzare. E tutto questo, che è abbastanza agghiacciante, lo è se lo fa un governo di destra, ma se lo fa un governo che si dice di sinistra, ma che si dice di sinistra e che comunque alle elezioni va e cerca i voti di quelli di sinistra, non solo è agghiacciante, è preoccupante, perché è la conferma, come si dice in gergo, la prova approvata che di fatto non c'è alcuna alternanza tra partiti di destra e di sinistra, sono esattamente tutti asserviti
allo stesso padrone che sono le multinazionali private e sono i soggetti privati. Quindi che cosa succede invece, tornando nello specifico ad Ama? Il nostro caro sindaco ha deciso di affidare il servizio di spazzamento a due imprese private, a due soggetti privati che svolgeranno questa attività nel primo e nel secondo municipio. Questo lo dovrebbero fare per un arco di tempo di circa 3 mesi, all'esito dei quali i cittadini, non si sa bene chi, come, in base a quale criterio di scelta, saranno chiamati a dare un giudizio sull'attività dei privati. E se i privati saranno stati bravi, allora che senso ha tornare al pubblico? Continuiamo ad affidare i privati. Quindi diciamo una sorta di privatizzazione implicita, fatta un po' per volta, come una famiglia che ha un maiale e mangia un pezzetto per volta per non fargli male, no? Stanno di mangiare un pezzetto di prosciuttino, lo teniamo in vita. Invece, per non dire che si fa una privatizzazione, si fa questa cosa così, questa porcatina così, che passa tra il lusco e il brusco di venerdì a luna di notte, e soprattutto tutto questo poi porterà, tra l'altro sta portando una protesta dei lavoratori di Ama, perché giustamente dicono sì, ma noi che cosa fate, ci cacciate? Primo problema. Tutto questo porterà anche, sì, li riassumono tramite Jobart, tutto questo porterà anche probabilmente a un conflitto, per esempio immaginiamo, tra le due ditte di pulizia che effettuano il servizio, perché se la strada di confine tra due municipi deve essere pulita metà dall'una e metà dall'altra, io non voglio neanche immaginare che cosa succederà se per esempio il marciapiede non viene pulito, perché no, quello è mio, no, non è mio, quello è tuo, no, allora quello è di Ama perché fa parte del terzo municipio, quindi ci sarà già una, come dire, una conflittualità per capire bene quali saranno le zone. Adesso io ho parlato della strada di confine, ma immaginiamo che cosa succederà quando in realtà saranno molti più operatori a gestire questo servizio, quindi ognuno si gestirà il servizio come vuole, con i risultati che poi vedremo. E poi di fatto si procederà a una progressiva privatizzazione di un servizio che dovrebbe rimanere pubblico. Per quanto riguarda, questa quindi un'altra notiziola così, come dire, per vi vedo tutti rilassati col sorriso, ve ne do un'altra che non riguarda Ama, riguarda le scuole. Ovviamente noi è da 2 anni che cerchiamo di capire quali siano i problemi sull'edilizia scolastica, o meglio, quali siano le soluzioni che l'amministrazione intende adottare per tutti i problemi che le nostre scuole hanno in relazione alle condizioni degli edifici, poiché l'edilizia scolastica è di competenza del comune, qualunque sia il grado e l'ordine della scuola. E sono 2 anni che sostanzialmente non abbiamo grandi risposte, o meglio, ci viene detto che l'edilizia viene gestita in parte dal municipio, gli interventi di edilizia scolastica vengono gestiti in parte dal municipio per quanto riguarda gli interventi di ordinaria manutenzione, in parte dal Dipartimento Lavori Pubblici, che ha una sezione specifica sull'edilizia scolastica, un ufficio specifico sull'edilizia scolastica, per quanto riguarda gli interventi di manutenzione straordinaria. Detto ciò, soldi però non ce ne sono, o comunque ci sono ma molto frazionati, provengono in parte dalla regione, in parte direttamente dallo Stato, in parte da finanziamenti europei che passano indirettamente tramite la regione, in parte non si capisce cosa, non si capisce quanto. Di fatto quello che vediamo è che scuole non sono state risanate, noi ogni mattina portiamo a scuola i nostri figli e facciamo una scommessa col destino, che detta così fa un po' sorridere, però se ci pensiamo è anche molto brutto, perché poi i casi di cronaca purtroppo ci restituiscono notizie che sono talvolta anche drammatiche. E per quanto riguarda la condizione degli insegnanti, Roma ha un'altra vertenza aperta, perché ovviamente noi abbiamo un problema molto 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 sentito, che sostanzialmente è stato quello dei precari. Diciamo che a scuola un numero di precari diciamo è funzionale a quello che può essere la flessibilità della domanda,
perché a differenza dei servizi, per esempio della posta, la scuola dipende dall'andamento demografico, quindi ci sono anni in cui nascono più bambini e ci saranno più classi e quindi serviranno più insegnanti, anni in cui nascono meno bambini, ci saranno meno classi e serviranno meno insegnanti, quindi diciamo che un minimo di flessibilità probabilmente è necessaria, quindi i famosi supplenti, no, che possono essere dei precari, servono per evitare di sovraimpiegare persone. Tuttavia a Roma questo fenomeno del precariato ha assunto delle proporzioni immense e assolutamente non ragionevoli, nel senso che l'amministrazione, invece di servirsi di personale a tempo indeterminato per garantire il servizio standard e lasciando una fascia di precari a gestire, diciamo, quel surplus di domanda legata all'andamento demografico, ha deciso nel corso del tempo di gestire praticamente la maggior parte della domanda tramite precariato. Quindi noi abbiamo una situazione drammatica di donne, perché la maggior parte delle insegnanti gestite da Roma Capitale sono quelle del servizio, scusate, non la maggior parte, il lato didattico gestito dal comune è quello rivolto ai bambini nella fascia di età 0-6, quindi parliamo dei nidi e delle materne, ed è un servizio gestito generalmente da donne, fornito generalmente da donne, sono assai rari gli educatori di nidi e gli insegnanti di scuola materna, quindi possiamo parlare di un servizio prevalentemente femminile. Ora, il fatto che per anni Roma si sia servito di precarie donne ha determinato di fatto una precarizzazione femminile del lavoro in questo specifico settore, e quando io dico per anni, io parlo di situazioni che vedono donne che hanno lavorato in questo settore con contratti annuali o semestrali per 20 anni. Cioè 20 anni in cui queste signore ogni anno si recavano nei vari dipartimenti, per il Real Dipartimento, per capire se sarebbero riuscite a riottenere un contratto, dove, come, quando, per 20 anni. Quindi nell'impossibilità totale di avere delle tutele, nell'impossibilità totale di stabilire un po' cosa fare della propria vita. Ebbene, adesso c'è stato, diciamo, un po' di fermento, perché sostanzialmente è uscita una sentenza della Corte di Giustizia che ha stabilito sostanzialmente che i contratti a tempo determinato dopo 36 mesi devono essere convertiti in contratto a tempo indeterminato. Apri di cielo, cosa facciamo? E che le assumiamo tutte? E che siamo matti? Noi siamo di sinistra, mica per davvero, per finta. Quindi Roma ovviamente ha subito uno scossone che non vi dico, tramite peraltro Roma ma anche altri comuni, per cui ci siamo resi conto un po' di essere tutti nella stessa barca. Tramite l'ANCI i vari comuni sono riusciti a negoziare una deroga a questo principio, e quindi per tutto quest'anno scolastico queste donne precarie dovrebbero essere mantenute tali, con la possibilità di un ingresso e quindi di una trasformazione del loro contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, scaglionato nel tempo. Però ancora non si è capito né come né dove, quindi siamo un po' in balia degli eventi. Quello che sappiamo è che questa deroga scade ad agosto dell'anno prossimo, quindi noi ad agosto dovremmo avere tutte queste precarie assunte a tempo indeterminato. È chiaro che è una situazione che monitoreremo, perché ovviamente non possiamo fidarci di soggetti che sino ad oggi hanno sostanzialmente lucrato sulla pelle di queste donne. Che altro vi posso raccontare di leggero? No, direi che al momento io posso passare il microfono ai miei due colleghi in municipio, che sono Donatella Iorio e Marco Terranova, se vi vogliono allietare la serata con altre notizie a me, e poi possiamo aprire alle domande se ne avete. Allora, buonasera. Perché in effetti tu mi hai alzato questa palla sul bilancio. Giusto la scorsa settimana, anzi
giovedì scorso, quindi pochi giorni fa, siamo andati, noi quattro consiglieri di Roma, ci siamo recati in Corte dei Conti per depositare un esposto con il quale abbiamo segnalato appunto a questa magistratura contabile delle criticità, a nostro avviso molto molto gravi, che ci sono state sul bilancio di assestamento che abbiamo votato a luglio di quest'anno. In particolare abbiamo visto che la Giunta Marino quest'anno, a metà anno, quando si fa appunto l'assestamento, quindi una sorta di riquadratura dei conti dopo il bilancio previsionale che si dovrebbe fare all'inizio dell'anno, la Giunta Marino che cosa aveva fatto? Aveva attribuito ulteriori 15 milioni di euro per tutta la gestione dell'emergenza abitativa per i campi Rom e per la gestione dell'immigrazione, quindi dei centri di accoglienza, e sostanzialmente per coprire le spese di questi servizi a partire dal 1 agosto sino al 31 dicembre di quest'anno. Il che significa innanzitutto che nel bilancio di previsione che noi abbiamo chiuso a marzo, evidentemente questi servizi non erano stati conteggiati, o evidentemente erano stati conteggiati forse fino al 31 luglio, perché da agosto a dicembre sono stati erogati ulteriori 15 milioni di euro non previsti a marzo, quindi evidentemente un previsionale fatto malissimo, non fatto come doveva essere fatto. Ma poi la cosa più grave ancora è stata che vedere che questi 15 milioni di euro non hanno riguardato l'affidamento di servizi erogati tramite bando, ma hanno riguardato l'affidamento in proroga agli stessi soggetti che nel semestre precedente, quindi gennaio-luglio, hanno erogato questi servizi. E questi soggetti chi sono? Sono forse gli stessi che sono finiti all'interno dell'inchiesta Mafia Capitale. Quindi la Giunta Marino ha erogato ulteriori 15 milioni di euro agli stessi soggetti, alle stesse cooperative che per fornire questi servizi sono finiti all'interno dell'inchiesta Mafia Capitale, quindi invece di fare bandi noi siamo andati in proroga, in perfetta continuità con l'amministrazione Alemanno e con l'amministrazione Marino 2013-2014, grazie, quindi Mafia Capitale non ci insegna nulla. E sempre parlando di finanza creativa, un altro punto assai dolente del bilancio per il quale noi comunque abbiamo presentato questo esposto alla magistratura contabile ha riguardato la ricapitalizzazione di ATAC. ATAC è l'altra nostra municipalizzata grossa, pesante, 12.000 dipendenti, con la quale noi forniamo il servizio pubblico di trasporto, del quale tutti voi ovviamente usufruite con gioia e, e felicità, soprattutto questa mattina per chi ha preso la metro A, no? Ebbene, sostanzialmente ATAC ha un buco enorme, spaventoso, e purtroppo non essendo gestita correttamente ogni anno, diciamo, questo debito non fa altro che ripetersi, reiterarsi. Che cosa ha deciso questa amministrazione? Ha deciso sostanzialmente di restituire ulteriori soldi, parliamo di 180 milioni di euro, in maniera molto creativa. 40 li ha trovati tramite un taglio del contratto di servizio, cioè quindi il contratto di servizio viene tagliato di 40 milioni di euro, e quindi io mi chiedo come farà ATAC a gestire meglio un servizio se noi gli diamo 40 milioni di euro in meno, quando questi 40 milioni servono proprio per gestirlo meglio, insomma una cosa proprio da folli. E altri 140 tramite il conferimento di beni in natura, ossia la legge prevede che una società possa avere una ricapitalizzazione non solo tramite soldi, cash, contanti, ma anche tramite beni in natura, i quali beni in natura nello specifico erano dei treni, quindi tutto sommato anche un bene che ATAC utilizza, no? Però cosa ci dice la legge? Ci dice che quando viene conferito un bene in natura ad una società, questo bene deve essere valutato da un perito, quindi deve essere fatta una perizia giurata che attesti in maniera certa e inequivoca il valore di quel bene, perché altrimenti come facciamo a sapere quanti soldi in natura, ma quanti soldi, che valore stiamo trasferendo a quella società? Ebbene, questa perizia non c'è, non esiste. L'assessore ha arbitrariamente deciso che questi treni valgono 140 milioni di euro, benché siano stati acquistati da Roma Capitale un paio d'anni fa a una cifra abbastanza, come dire, più bassa.
e abbiano già subito 2 anni di esercizio, che quindi hanno comunque abbattuto il valore. Vedremo che cosa succederà, quindi questo per dirvi come poi la nostra azione, quando loro dicono la nostra azione talvolta non è sufficientemente incisiva all'interno delle aule consiliari, è vero, perché purtroppo noi in comune siamo 4, loro sono 2, però quello che stiamo facendo ormai è un'azione non solo di informazione e trasparenza, ma anche di opposizione attraverso la produzione di atti che interessano la magistratura penale quando riscontriamo illegittimità penali, quindi reati, contabile quando riscontriamo dei danni erariali.